Ehi, a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su Ghost of Tsushima. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori. Dopo che la volta scorsa alla fine abbiamo dato una mano a Ryuzo a recuperare i suoi uomini che erano stati imprigionati in un forte mongolo, e alla fine di tutto ragazzi è arrivato il momento di andare al castello di Kaneda per cercare di liberare nostro zio con quei pochi alleati che siamo riusciti a raggruppare. Fatto sta che quando è arrivato il momento ragazzi, Ryuzo e i suoi cappelli di paglia non si sono presentati, e quindi già questo insomma è andato un pochettino a nostro svantaggio. Però Jin comunque non si è perso di animo, ha detto non possiamo più aspettare, andiamo, dobbiamo comunque agire adesso. Quindi abbiamo iniziato l'assedio al castello di Kaneda un po' anonimamente, un po' facendo abbastanza casino. Fatto sta che adesso ragazzi dobbiamo cercare di raggiungere il torrione per liberare finalmente Lord Shimura. E quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui, avevamo appena aperto il portone a Yuna, e quindi adesso non ci resta ragazzi che di nuovo addentrarci dirigendoci verso i nostri nemici. Ce ne sono ovviamente ancora tanti, e infatti dobbiamo un attimino vedere cosa fare per far sì che nessuno ci scopra. Quindi direi di arrampicarci di nuovo qua sopra per avere una visuale un pochettino più chiara, e dobbiamo vedere come fare ragazzi, perché sta gente va, viene, si muove. Da dove cavolo è spuntato questo tizio così improvvisamente? Allora io approfitto, guarda, e faccio così direttamente sperando che nessuno se ne accorga. Quindi vediamo ragazzi se possiamo fare il giro da qua dietro. Allora qua dentro non sembra esserci nessuno ragazzi, quindi entriamo ma facciamo comunque attenzione. Vedo se c'è qualche... No, se ne sono accorti. Hanno trovato il cadavere, vabbè raga, era soltanto questione di tempo insomma. Quindi adesso sono un po' allerta, quindi probabilmente le cose saranno un attimino più complicate ragazzi. Quindi passiamo di qua, non ci facciamo scoprire possibilmente, usciamo. Oh 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 oh, da questa parte dov'è? Minchia, sono là sopra, ma già mi vedono. Pure se cerco di arrampicarmi qua nel modo più veloce possibile. Proviamo, ragazzi. Ho i miei grossi dubbi, ma spero che riusciremo a farcela. In un modo o nell'altro. Nascondiamoci dietro questa legna. Mamma mia, non ci si può muovere senza che qualcuno sia subito pronto lì a scoprirci, ragazzi. Quindi vediamo, non credo che questi si muoveranno da così. Se provassi ad usare il campanellino, che dite? Proviamo ad attirarlo lì? Proviamo a fare così. Avviamoci, intanto ammazziamo questo qua, ragazzi. Ecco, niente. Niente, raga. Niente, è un guaio davvero serio. Ok. Doanna così evidentemente ragazzi. Non sono riuscita a fare altrimenti. Tanto vabbè, le mie abilità di stealth mi precedono come al solito. Forza però. Aia, premi d'oddio. Se vai a fuoco. Ok, c'è anche il rischio di andare a fuoco. Porcaccia miseria. Ok, allora prontissimi a far fuori questa gente. Allora, mamma, avete provocato, io vi distruggo. Dio santissimo. Cambiamo forma dell'acqua, ovviamente in base a quello che ci conviene. Pessimo momento per farlo. Pessimo, pessimissimo momento per farlo. Ok, vieni bello, vieni che ti aspetto. Forza. Oh, non indietreggiare, cavolo. Ehi. Ok, non sono riuscita a fare la parata perfetta. Lancia, lancia. Sì, sì, tu lancia. Intanto io vado ad ammazzare questi altri. Mamma mia, quanti sono, ragazzi. Quanti sono. Ah! Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, oh, buoni un attimo, perché me sto a perdere. Porca miseria, raga. Porca miseria. Sono talmente tanti che mi sto perdendo e continuo anche a farmi colpire. Porca miseriaccia.
fallo fuori una. Mannaggia la miseria. Forza. Dieci, è bello. Ok, adesso manchi te. Ok, 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 ok. Rimangono ancora 5 capi da uccidere per poter sbloccare la forma del vento. Intanto, chi ci rimane? Ci siete ancora voi? Vi aspetto. Eh no. Oh, 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 pessimo. Devo cercare di non stare rivolta verso le bombe, ragazzi, quando esplodono. Che cavolo. Ah, là in fondo ce ne sono ancora tanti che ci aspettano. Figuriamoci, ragazzi. Ok. Intanto questi altri avanzano. Tan 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 taran tan ta. Grossone, kunai in arrivo. Ah, potevo assassinarlo. Infatti. Vabbè, niente, ho sprecato kunai, ma li raccoglierò subito. Ciao, bello. Proviamo a fare una cosa incredibile, ragazzi. Quante ne lanci? Oh, sembra una macchinetta. Mannaggia, l'ho mancato per poco. E mo sì. Ok, ragazzi, ok, allora. Nonostante i miei tentativi di stealth falliscano sempre miseramente, siamo riusciti comunque a farli fuori tutti. Io mi chiedo come cavolo potrebbe fare uno a fare stealth qui, visto che ce ne sono veramente tantissimi. In ogni caso, adesso non è questa la nostra preoccupazione. Adesso possiamo dirigerci verso il cortile principale, raccogliamo queste provvistine, vediamo chi altro c'è, mi faccio un mio giretto. Ah, da qua siamo arrivati, niente, sto andando indietro, ragazzi, invece di avanzare. Quindi, vediamo se qui c'è qualcosa di utile, qualche freccia per caso. No, che ci dirigeremo verso il cortile principale, ragazzi, è arrivato il momento. Vediamo un attimino se... ok, qua ci sono frecce. Chi altro ci troveremo di fronte? Perché comunque più si va avanti, ragazzi, più probabilmente i nemici saranno tanti. Quindi prepariamoci psicologicamente, perché di sicuro non sarà Yuna, facile. Difendi la zona, io cerco Lord Shimura. Buona fortuna, Jin. Ok, quindi trovo un modo per superare la porta chiusa. Di certo devo passare di qua. Questo è poco ma sicuro. What? Ryujo. Che fa qui? Il Khan ha messo una taglia sullo spettro. Chiunque può chiederla. Non te. I miei uomini hanno fame. Aiutami a salvare mio zio. E lui li ricompenserà. Ti nominerà samurai. E poi ci manderà a morire. Come fece alla spiaggia di Komoda. Ryujo. Lui e la tua famiglia. Io devo proteggere la mia. Alto tradimento! Massimo disonore! Come hai potuto farmi questo? Ok. Qua, ragazzi, la cosa si fa complicata, quindi devo prestare particolare attenzione. Devo abbattere prima, ahia, la sua barriera, la sua difesa. In fretta. Il rega a me m'aveva puzzato. Eravamo amici, molto tempo fa. Che pizza quando fanno succedere ste cose, sti alti... Oh, oh! Sti tradimenti, ste robe. Oh, ma riesco a pararne uno? Son qua, amico. Ti aspetto. Aia. Porca vacca, oh. Raga. Non è facile, eh. Però... Fermati, sei ancora in tempo. Ti colpirò forte, sei amico. Sei cambiato. Anche tu. Aspetta. Fermo. E... Ok. Ottimo. Avanti così. Ci ha traditi, ragazzi.
Basta. Non è troppo tardi. Salviamo casa nostra. Ora appartiene a loro. Ryuzo. È qui! Il samurai è arrivato! Grazie, amico. Minchia, vi affronterò uno a uno, Dio santissimo. Non ho paura di voi. Ecco, mi faccio andare a fuoco subito. Scandola. Ah, ha dato fuoco all'amico suo. Sono incavolata nera, ragazzi. Anche se non lo sto dando a vedere, ma sono davvero arrabbiata. E vi è qua. Non avrò pietà, perché loro non hanno pietà di noi, ragazzi. E Ryuzo è stata una immensa delusione. Una immensa delusione. L'amicizia, come potete vedere, ragazzi, spesso non conta niente se non è vera amicizia. Per questo il termine amicizia bisogna usarlo con particolare attenzione. Quindi, ragazzi, non ci resta che avanzare verso il torrione per andare a salvare Lord Shimura. I kunai sono dalla nostra, ragazzi. Adorabile, ho preso fuoco di nuovo. Mo' mi avete scassato un po' la minchia, però, eh. Un bel headshot ci sta sempre. Fatti avanti, bello. Ho visto che ti sei nascosto. Mannaggia, non l'ho preso in testa. Ecco, troppo in basso. E non sbaglierò di nuovo. Entra nel torrione per salvare Lord Shimura, ragazzi. Ci siamo, è arrivato il momento. Sotto lo scorso video qualcuno di voi mi ha scritto che d'ora in avanti la trama avrebbe cominciato a diventare molto più avvincente, perché magari in effetti, ragazzi, fino ad ora qualcuno potrebbe vederla come lenta, come poco emozionante. Però a me ha creato parecchio interesse fin dall'inizio e non ho dubbi che comunque ci aspetteranno dei momenti intensi e interessanti. Quindi andiamo. Dov'è? Dov'è Lord Shimura? Iniziamo subito con un bel confronto, ragazzi. Ti faccio avanti un altro, forza! E via un lanciere dei piedi. Ok. Facciamo così, guarda, direttamente. Almeno con questi grossi e di una comodità, ragazzi, pazzesca. Ok. Oh, bitch! Che bello questo dipinto, meraviglioso. Allora, raccogliamo questo lino. Se te do il colpo di grazia, perché sì. Qua non c'è nient'altro, ragazzi. Qua ci sono delle provvistine. E quindi non ci resta che... Oh, qua c'è del lino, perfetto, e altre provviste. Non ci resta che salire, allora. Proviamo a salire e vediamo cosa ci aspetta. Oh, ma con molto piacere. Questa sì che è un ingresso, ragazzi, è un'entrata. Assassinio Shoji sbloccato, quindi evidentemente attraverso le porte o robe simili. Allora, cuoio. Qua abbiamo del cuoio di nuovo. Di qua non c'è niente, di là non c'è niente. Io continuerò a salire, allora, ragazzi. Non mi faccio di certo fermare. Provvistine. E qua chi c'è? Beh. Non ho di certo paura di voi, cari. La parata perfetta, raga, dà una soddisfazione. Ok. È bellissimo perché c'ha spezza guardia. Cioè spezza la guardia subito. Oddio. Oh, oh. Oh cavolo. Oh cavolo. Ammazza. Oh, oh. Si è arrabbiato. Si è arrabbiato Bob. Si è arrabbiato Bob. Poco mi interessa. Dopo aver sparso un po' di sangue, provvistine.
qua non c'è altro, quindi dobbiamo raggiungere l'ultimo piano, ragazzi. Di qua c'è qualcuno o si va fuori? Ah, è un'altra camera. Ok, dove qualcuno dormiva. Però dentro non c'è niente. Di qua invece neanche qua non c'è niente. Saliamo. Che cavolo l'hanno ficcato nostro zio. Vai! Adoro, mi piace. Affrontami, vigliacco! Zio, arrivo! Jin, presto! Samurai no ho! Ok, ci siamo, ragazzi. Finalmente ci riuniamo a nostro zio. Porca miseria. Okay, mi hai colpito fin troppo. Ci siamo. Zio, sapevo che saresti venuto. Tuo padre sarebbe fiero. Vivo per servirti, mio signore. Dobbiamo andare. Non ancora. Il Kotun Kan marcia a nord per prendere Toyotama. Ha lasciato delle guardie. Ma non hanno speranze contro due samurai. Abbiamo degli alleati. Riconquistiamo il castello. Scriveranno poemi sulle nostre gesta. No, che non hanno speranze contro due samurai. Oddio, che emozione. Sono emozionatissima, ragazzi. Finalmente siamo di nuovo assieme al nostro zio. Li attireremo da noi. Insieme, mio signore. Oh, e che cavolo. Venite, signori, venite. Vi aspetto. Bam bam bam. Perché restare a guardare quando puoi venire direttamente a morire? Dun, dun. Ok. Avanti così. Ok. Adoro. Guarda lo zio come ammazzare le stalle. Arrivo, zio. Sì. Ok. Sensei, Lady Masako, siete sopravvissuti. Grazie a vostro nipote. Era convinto che potessimo salvarvi. Io lo credevo impossibile, ma per fortuna aveva ragione lui. Non sarà l'ultima volta. Sono lieto che siate tutti qui. Abbiamo perso troppi amici. E familiari. Lord Adachi è morto con onore, Lady Masako. Ora vendicheremo lui e tutti i guerrieri caduti di Tsushima. Ne arrivano altri. Li affronteremo insieme. Per i guerrieri, esatto, caduti di Tsushima! Oh. Nessuno deve fuggire! Nessuno fuggirà, zio! Scorta, Sensei Ishikawa! Che palle questo fuoco! Dai, dai, dai! Avanza, Lord Sakai! Sì, sì, sì! Intanto faccio fuori sta gente, zio, eh! Un attimo di pazienza. Oh, oh, e dai, è possibile che devono dar fuoco sempre a me? Yeah, bello. Ok. Mi do una manina, no? Via qua, mannaggia a te. Ok. Fuori un altro. Arrivo, zio. Ci battiamo come leoni, ragazzi. Sì, avanziamo. Ah, ok, no. Che ne so. Mio zio mi ha detto avanza Lord Sakai. Vorrà dire che faremo prima fuori questa gentaglia, ovviamente. Ammazza Lady Masako. Tan 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 tan. Sì. Siete stati tutti valorosi. Il castello è nostro. Dobbiamo a te la vittoria, signore. E al tuo aiuto, Jin. Insieme piegheremo i mongoli e metteremo in ginocchio il Kotun Kan. Vinceremo questa guerra da samurai. E vai. Infiltrati al castello di Kaneda e salva tuo zio. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Acquisiamo un punto tecnica e per pochissimo non ne prendiamo un altro.
Perfetto. Il punto è, nostro zio si ricorda che non stiamo agendo tanto da samurai? Castello Shimura, sono venuti a prenderselo. È una casa imponente. Non mi inviti a entrare? La tua gente è stanca, ha fame, freddo. Apri la porta e salvali. Hai promesso di darci del cibo. Guadagnatelo. Fateli entrare! Salvateci! No, no, no! Aprite la porta! Aprite la porta! Aprite la porta! Aprite la porta! Orizzonte, cioè guardate questa scena, ragazzi, che meraviglia. Tuo zio ti sta cercando. So che il Khan ha preso il suo castello. Non dovevo fidarmi di Ryuzo. Ci ha ingannati tutti. Credevo te ne saresti andata. Anch'io. Andiamo da mio zio. Per la tua ricompensa. Lord Shimura è nel torrione. Io sono senza parole, ragazzi. Oddio, a parte per questa vista stupenda, cioè i posti che si vedono in questo gioco sono meravigliosi, lasciano veramente senza fiato. Ma dicevo, sono senza parole, ragazzi, per quello a cui abbiamo appena assistito. Cioè, Khan è ovviamente un uomo senza scrupoli, questo era già chiaro, ma queste cose che vediamo non fanno che confermarcelo. Cioè, tranquillamente ammazza le persone per i suoi scopi. Quindi ha ricattato quei poveracci che stavano dentro il castello Shimura con la vita di quei poveretti, insomma. E Ryuzo, non lo so, cioè, sono disgustata, ragazzi. Pur di avere denaro, insomma, pur di sopravvivere, si è venduto al primo cane che ha incontrato. Cioè, è veramente molto deludente la cosa. Va bene, vorrà dire che raggiungeremo nostro zio. Vuoi ancora andare via da Tsushima? Non mi resta nulla qui. Potresti aiutarmi nelle prossime lotte. Hai già tuo zio, Jin. Non hai bisogno di me. Mi servono i miei alleati fidati. Niente, Yuna vuole andarsene, ragazzi. Vabbè, come giustamente aveva detto all'inizio, insomma. Vediamo cosa vuole nostro con tuo zio. Grazie. Apriamo pure. Jin. Ti trovo bene. Sconfiggeremo il Khan e quel codardo di Ryuzo. Voglio le loro teste sui bastioni del mio castello. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Certo. Conta su di me.
Ho sentito delle tue imprese quando ero prigioniero. Metodi brutali. Impulsivi. Senza onore. Era necessario. Per salvarti. Lo so, Jin. E te ne sarò sempre grato. Ma devi abbandonare questa strada. Siamo un esempio per tutta Tsushima. Dobbiamo salvare il paese insieme. Da samurai. E Yuna? Le devo la vita e la tua libertà. In cambio vuole solo un passaggio sicuro per il Giappone. Lo avrà quando il mare sarà sicuro. Ma solo se mi aiuta a riconquistare il castello. Grazie, zio. Partiremo entro un'ora. Sì, Lord Shimura. Io pensavo l'avrebbe presa... Controlliamo gli altri. Molto peggio di così. Ce la siamo scampata. Pensavo si sarebbe infuriato, ragazzi. Però, evidentemente, è andata bene così. Ok, allora siamo tutti contenti e felici. Allora, raccogliamo queste provvistine. Quindi, allora, è facoltativo parlare con i nostri alleati. Però, se dovessi riuscire a trovarli, ovviamente mi farebbe piacere, insomma. Quindi, vediamo un attimino di fare un giretto. Qui non c'è nessuno. Qua c'è qualcosa che possiamo raccogliere, ragazzi. Dellino. Chi è che urla? Ah, Kenji! Come vanno i lavori? Lenti. Ma andrà meglio con la fucina operativa. Bravi, entrambi. Al vostro servizio, Lord Sakai. C'è Taka, c'è Kenji, quindi chi manca? Ok, c'è Lady Masako qui, Jin. Ragazzi. Lady Masako, novità sui sicari della tua famiglia? Gli do ancora la caccia. Diversi nomi portano a Toyotama. Ricorda che non sei da sola. Posso contare sulla tua spada al momento di riconquistare il castello di Lord Shimura? Certamente. Distruggeremo i nostri nemici insieme. Grazie, Lady Masako, gentilissima. Quindi l'obiettivo attualmente, ragazzi, è quello di riconquistare il castello Shimura, perché ovviamente il Kanno non ha perso tempo per andarselo a prendere. Chi è che piange? Oh, Ishikawa. Sakai. Hai combattuto bene ieri. Il vostro arco ci ha aiutati, Sensei. Novità sulla vostra allieva? Gira voce di un'arciera giapponese che aiuta i mongoli ad Akashima. Deve essere Tomoe. Mi recherò a un campo profughi sulla costa. Magari lì sanno qualcosa. Ci vedremo lì, Sensei. Avete la mia parola. Ok, quindi intanto ovviamente uno può continuare a seguire anche queste missioni secondarie. Quindi adesso, ragazzi, non ci resta che andare a preparare il nostro cavallo alle stalle. Continuate ovviamente a consigliarmi di provare a fare qualcosa di secondario per cercare di raccogliere più materiali e magari altri strumenti. Però non ho molto tempo, purtroppo, ragazzi, per giocare anche off camera. Però vi prometto che se non dovessi essere già all'interno di una missione, dovessi avere la possibilità di girare liberamente, magari dovessi avere del tempo libero, magari mi metterò a fare qualcosina. Questo ovviamente, su questo vi avviserò nei prossimi video, insomma. Quindi parliamo con Yuna adesso. Che ha detto tuo zio? Lord Shimura ti offrirà un passaggio in nave dopo che ci avrai aiutato al castello. Non è la mia guerra, Jin. È la guerra di tutti. Dimostra il tuo valore e Shimura ti ricompenserà. Promesso. Lord Sakai, è ora. Già? Tipico di voi samurai. Sfruttate la gente fino all'ultimo. Dai, non te la prendere, Yuna. Mo' si è offesa, immagino, no? Ai ai ai, mi sa di sì. Vabbè, comunque, è arrivato il momento, ragazzi, di partire. Ma
Ma io volevo un attimino riguardare la mia armatura. Questa qui attualmente, ragazzi, continua ad essere la più consigliata per quanto riguarda danni, la salute, la determinazione. Quindi, visto che io principalmente, ragazzi, sto combattendo, direi di continuare a tenerla. Possiamo potenziarla. Comunque, si può potenziare presso l'armaiola e avrebbe una riduzione di tutti i danni maggiore. Quindi, insomma, migliorerebbe anche questi altri aspetti. Adesso non penso di poter andare dall'armaiola, ovviamente, però comunque possiamo potenziarla. Per quanto riguarda, ragazzi, il punto tecnica che abbiamo a disposizione, direi che comprerò questa, ragazzi. La parata e la parata perfetta, quindi non solo la parata perfetta, ti permettono di recuperare un po' di determinazione, quindi direi che è sicuramente utile. Perfetto. Quindi, saliamo in groppa al nostro cavallo, ragazzi. E si parte quindi alla volta del castello Shimura. Partiamo per Toyotama, Lord Sakai. Ah, ok. Ok, quindi si va prima a Toyotama, perfetto. È lo stesso Niente posto pure, che hanno Ma il nemico non conosce il vecchio sentiero nella foresta. Lady Masako. Di qua. Zio. Scusami per non essere venuto prima. Non hai nulla di cui scusarti, Jin. Sono felice che tu sia incolume. La gente porta i segni della crudeltà dei mongoli. Chissà cosa avranno fatto a te. La boria di un generale mongolo non basta a mettermi in ginocchio. Hai imparato la nostra lingua e ti ha risparmiato. Cosa voleva? Il mio aiuto nella conquista del Giappone. In cambio di ricchezza, potere e donne. Pensava di metterti contro la nostra gente. Merita la morte solo per questo insulto. Raccontami di questa donna a cui devi la vita. Yuna è valorosa, leale e forte in battaglia. Ishikawa dice che è una ladra. Mi piace. Forse è un po' rude, ma ha un cuore buono. Attento a chi concedi la tua fiducia. Anche Ryuzo era tuo amico. Ci aspettano battaglie difficili. Devo sapere di chi potermi fidare. Io ti sosterrò. E anche Yuna. Un tempo quest'isola era nel caos. Furono i samurai a portare l'ordine e a unificare tutta Tsushima. Mostreremo alla gente che l'onore dei samurai arde ancora per quest'isola. È ora di tornare a casa e indossare l'armatura del clan Sakai. È rimasta lì dalla morte di mio padre. Non temere il passato, Jin. Bellissimo questo paesaggio, questo sentiero in mezzo al bosco, tutto stupendo, ragazzi, veramente. Rimango sempre più senza parole per la bellezza di questi posti. Come sono stati Senti bravi. Questo odore. Legna e corpi bruciati. Aia, aia. Mostri. Hanno razziato altre fattorie a sud, ma non così. Per la vendetta del Khan per la mia fuga. Dobbiamo salvare le fattorie rimaste, altrimenti non sopravviveremo all'inverno. Ci penserò io. Cosa hanno fatto? Una pattuglia mongola! Travolgiamoli! Travolgiamoli, andiamo allora. All'attacco! Minchia, vi faccio fuori! Tua ermana. Aggiuta l'asse! Su, su! Ok. E che cavolo! Mi attacchi alle spalle, maledetto! Non ti vergogni? Ok. Facciamo così direttamente. Hanno bruciato tutto, ragazzi. Questo ovviamente pure è una... È una tattica, perché se bruci le fattorie non ci sono più campi, non ci sono più animali da bestiame, non c'è più chi lavora magari i tuoi campi. Ti porta a morire di fame, ovviamente. Va bene, sì. È arrivata la mitraglia di frecce. Perfetto. Zio, è possibile che tu non riesca a farlo fuori? Dai, su, sono 3 ore che stai contro questo. Arrivo, arrivo. Ecco fatto. A posto. Mongoli. Erano al castello di Kaneda. I lupi del Khan che massacrano la nostra gente al nord.
Mi faccio guidare da mio zio, però. Che bello sto cavallo bianco, bellissimo. Forza zio, dai, ti sto aspettando. Guidami, se la mia luce nell'oscurità. I mongoli hanno preso il nostro faro. Riaccenderemo la fiamma, un avvertimento per il Khan. E speranza per il popolo. Dobbiamo trovare e riaccendere tutti i nostri fari. Ok. Ovviamente, porca miseriaccia. Ovviamente penso che queste siano tutte missioni secondarie, ragazzi. Perché hanno parlato di salvare le fattorie. Hanno parlato di liberare i fari. Suppongo che siano tutte cose sparse nella mappa, ovviamente. Scusa zio, mica ti ho colpito, madonna santa. C'è il grossone, il groia. Oh, pure i cani no. E pure i cani no. Non mi vado a ammazzare i cani, Che cavolo. Oh. E su. Minchia, regà. Come son volato male. Ok, via. Stordimand pure per me. Porca miseria. Ecco fatto. Sempre più aggressive. Ok. Pensaci tu zietto. Dobbiamo far fuori sto scemo. Continua a lanciare stordenti. Dio santissimo. Ecco fatto. Dio, non guardare la trave, vai. Certo, sì. Vado all'arrembaggio. Certo, non ci faremo fermare da sti due scemi. Ok. Quanta gente, mamma santa, quanti cavolo siete. Su. Ok. Oh, mi sa che mi conviene andare verso l'obiettivo, perché forse c'è qualcosa che devo fare per impedire che continuano ad arrivare. Dio santissimo. Regà, sono tantissimi. Fermi un po'. Ecco. Non ho colpito nessuno. L'ho lanciata al nulla, ragazzi. Din 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 din. Ecco fatto. Uno in meno. Un altro in meno. Ma lui spara. La merdaccia. Lui spara. Meglio stare attenti, ragazzi, perché se ci colpisce con quello, anche con quello, ci fa parecchio male. Su. Ecco fatto. Avanti tutta. Un altro capo ucciso, ottimo. 4 ancora per sbloccare la forma del Veneto. E chi altro c'è? Madonna, ha sparato in faccia lo zio. Il maledetto. Ha fatto volare lo zio. Come hai osato toccare lo zietto? Mannaggia. Fermate un po'. Con le manine. A posto. E quindi adesso rinforzi, si accerchiano. Tanto per cambiare. Certo che li affronteremo. Non temiamo niente. Andiamo avanti, ragazzi. Vediamo per quanto ancora continuerà ad arrivare gente. Ma cioè, vi rendete conto che in due facciamo fuori eserciti mongoli interi? Che ci fa? Sta arrivando uno schieramento con gli esplosivi. Possiamo usarli contro di loro. Prepara l'arco. Preparo l'arco. Sono pronta. Grande. Senza pietà. Senza pietà. Tan, tan, tan. Chi ha detto dei mongoli? Non ho capito. Ciao cara, che bello rivederti. Pronta a combattere per noi? Voglio lasciare quest'isola. Insieme a te. Non abbiamo ancora finito. Al faro. La sua fiamma dirà ai mongoli che la nostra vittoria al castello di Kaneda era solo l'inizio. E che il Khan ha le ore contate.
Allora, ragazzi, mi ha appena salvato la partita, quindi come sempre non voglio che i video su Ghost durino troppo, per cui per oggi ci fermiamo qui, ragazzi, riprenderemo da qui la prossima volta. Quindi vogliamo cercare di mandare un messaggio al Khan: Lord Shimura è libero, sta raggruppando le sue forze e verrà a riprendersi il suo castello. Vogliamo lanciargli questo messaggio. Io credo, ragazzi, che comunque Ryuzo lo affronteremo di nuovo. Cioè, questo è poco ma sicuro. Ci ha tradito alla grandissima. A me mi è rimasto qua, se vedevo di sinceramente, ci sono rimasta veramente molto male. Quindi adesso abbiamo un nuovo obiettivo: recuperare il nostro castello. Poi da lì mi chiedo cos'altro ancora potremmo voler fare. Probabilmente cercare di cacciare letteralmente i mongoli dall'isola, ma non so quanto sarà facile, perché purtroppo siamo rimasti molto in pochi, loro sono sempre tanti, ragazzi, però si vedrà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.